nell'episodio precedente di Build Your Pad. Ciao Francesco, andiamo a lavorare. Fa un caldo qui a Bari che non avete idea. Fa veramente, veramente caldo. Ecco, dammi. Giornata asciutta e afosa, adatta a verniciare la pedana. Infatti oggi andremo a verniciare la pedana e andare a fare i fori per le viti, giusto? Esattamente. Procederemo così. Inizialmente innanzitutto verniciamo la pedana, guardiamo un po' se le scanalature che abbiamo fatto la scorsa volta sono sufficientemente profonde, comunque adatte per far passare i cavi, penso di sì, e poi cerchiamo di recuperare, diciamo, tutta quella che è la parte conclusiva della viteria e tutto quanto, insomma, il materiale che ci serve. Perfetto, perfetto. Ciao ciao, procediamo. Allora, come prima cosa andiamo a posizionare la pedana. Facciamo prima il lato con le scanalature. Sì, partiamo con quello. Agitare bene prima dell'uso. Allora, prima di tutto dobbiamo lavare la parte superiore, almeno dare una passata, perché altrimenti con la polvere potrebbe risultare un lavoro fatto male, diciamo così. Quindi passiamo a togliere la polvere. Dai, che verrà uniforme. E questo è il primo strato. Allora, dato che dobbiamo aspettare un po' di tempo, ecco. C'è scritto Lexan Virtual Unbreakable, che è quello che andremo ad acquistare. Vale a dire, il Lexan, come lo puoi definire, Giulio? Praticamente è una specie di plexiglass, però molto molto più resistente e evidentemente molto molto più adatto a quello che noi dobbiamo fare. Adesso sto cercando praticamente il post che noi abbiamo fatto sul nostro gruppo privato Facebook per la costruzione della pedana. Sì, no, è una colazione giusta. Ecco. Poi taglierai questa parte. No, ok. Ecco qui, questo è il link alla pagina di acquisto. Allora, quello che noi andremo a comprare è praticamente policarbonato Lexan, spesso 3 mm. Ci servono praticamente 9 quadrati. Quindi 9 quadrati di policarbonato Lexan, che adesso andremo a scegliere le dimensioni. Non sbagliare le misure proprio. 280 mm per, eccolo qua,
basilarmente l'uso più importante sarà quello delle frecce. Certo, praticamente noi con questo materiale andiamo, di questo materiale sono costituite le frecce che praticamente vengono premute con i piedi. È ovvio che il materiale deve essere per forza di cose molto molto resistente, perché sennò può rischiare di sfrangersi all'urto, diciamo, con il piede. Tra l'altro, cosa importante è lo spessore. 3 mm può sembrare uno spessore abbastanza piccolo, diciamo, abbastanza sottile, eppure è sufficiente a mantenere dritta la lamina di ferro che va a costituire il contatto praticamente della pedana. Allora, procediamo con l'acquisto. 43,56 euro. Procedi. Procediamo con l'ordine. Come degli idioti ci siamo accorti che non bastava la vernice nera, adesso stiamo andando ad acquistarne una. Andiamo a prendere dell'altra. Anche abbastanza lontano, perché a quest'ora sono le tre e mezza del pomeriggio. È tutto chiuso. Caldo. Quanti gradi sono nella macchina? La macchina non ha il segnalino, ma te lo dico subito dal telefono. Telefono che segna. Scusate l'inquadratura. 36 gradi, ma ci crediamo poco, saranno almeno 39-40. Almeno. Almeno. Oh, siamo di ritorno dall'acquisto della vernice, come potete vedere. Però giustamente ci è venuto in mente, una volta che prenderemo i lamierini, com'è che faremo ad incollarli? E ci penserà Mille Chiodi, che abbiamo approfittato per acquistare sempre da Leroy Merlin, come siamo andati nello scorso episodio, e cercheremo di incollare così legno e metallo, praticamente la parte, diciamo, inferiore, la lastra di metallo che viene poggiata, diciamo, incollata sul legno, e quindi cercheremo appunto di fissarla così, visto che poi per il resto le parti di sopra saranno fissate con le viti. Quella è l'unica parte mobile che invece va incollata, appunto, e cercheremo di incollarla con Mille Chiodi. Quindi ragazzi, adesso ci manca soltanto da rientrare nel garage in cui ci trovavamo e finire di verniciare. Passaggio livello. E dobbiamo mettere gli angolari, dobbiamo avvitare gli angolari. E basta, dobbiamo passare anche a prendere accordi col fabbro per il metallo. A dopo. Oh, ecco, finalmente abbiamo il nostro lamierino di metallo. Questi sono 2 metri per uno. Abbondantissimo, ce ne serviva molto di meno, anche 1 m² bastava, però 2 metri per uno è ottimo, così dovessimo sbagliare, dovesse succedere qualcosa, abbiamo un po' un ricambio, diciamo. Fortunatamente siamo venuti alla ferramenta pratico di un nostro amico qui a Carbonara, Bari. Carbonara di Bari. E vediamo se ci entra nella Smart. Controlliamo, sì, infatti. Francesco, mi dai una mano? Sì, aspetta, appoggio, tanto. Ci entra. No, beh, ci entra. Faccio io, mano, mantieni. Italiano, mantieni. Piacere, dai, grazie. Mantieni tu. Bravo. Non sei abbastanza bravo, pratico Francesco. Col K, però. Però devo tagliare la mano.
Allora, non ve l'abbiamo fatto vedere, ma siamo andati prima dal... Siamo andati da un fabbro e praticamente abbiamo chiesto un po' qual è il... quali sono le sue possibilità, perché spaventa un po' il discorso di tagliare il ferro, spaventa noi, nel senso che comunque vogliamo fare un lavoretto fatto bene, e spaventa anche i professionisti che non hanno ancora idea di quanto sia spesso questo famoso ferro. È molto probabile che siano messi in guardia per quanto riguarda la dimensione, ma in realtà potrebbe non essere... Sì, sono un po' preoccupati, insomma... per quelle che sono le dimensioni. Il lavoro non è affatto difficile, però di fatto dobbiamo cercare qualcuno che ce lo sappia fare. Adesso ci hanno chiesto di disegnare direttamente sul metallo quella che è la forma che noi vogliamo realizzare, e cercheremo di farlo subito con un pennarello, così scriveremo sopra, insomma, qual è la forma, la figura finale che vogliamo realizzare. Torniamo al garage di Francesco e passiamo però prima a riprendere le decal, cerchiamo di forarle per renderle, diciamo, perfette già per il montaggio. Ok, non dobbiamo andare al mio garage, dobbiamo andare al... Dal fabbro? Dal fabbro direttamente, poi passiamo dal mio garage. E come vuoi tu, Fra? Stavamo per fare un incidente, non l'avete visto. Sì, meno male. Allora, adesso praticamente proveremo se la lamiera è conduttiva, come se non è rivestita di qualche strato isolante. Praticamente collegheremo un LED alla lamiera. Io in questo momento non ho un tester funzionante, quindi ci arrangeremo in questo modo, cioè connetteremo un LED attraverso un filo a una batteria, vedremo se si accende. Se si accende vuol dire che la lamiera è ovviamente un buon conduttore. Avanti, ok. Allora, se vedete la ripresa un po' mossa, mi sono spostato. Verifichiamo se, come vedete, il LED si accende, quindi la lamiera conduce, non è rivestita di uno strato isolante. Ovviamente, vabbè, è un po' rumorosa la lettura perché è evidente che non riesco a tenere bene fissa la ripresa. Ok, perfetto. Ci siamo tolti questo enorme dubbio che ci ha afflitto. E adesso vado a rimettere a posto il circuito. Quindi adesso, ragazzi, aspettiamo Giulio e andiamo. Questo era il portabagagli della macchina. E quindi, ragazzi, adesso ci dirigeremo al mio garage per rifinire i bordi del metallo che andranno ritagliati dal fabbro. E quindi ci appresteremo a montare i pezzi tagliati sulla pedana, oltre che aggiungere ovviamente gli angolari sui bordi della pedana in legno ed eventualmente incollare i pezzi di metallo sulla pedana. Vediamo cosa succederà. Allora, adesso applicheremo gli angolari ai quattro angoli dell'istello di legno, di trucciolato, così, in maniera tale da, insomma, parare dagli urti gli angoli, che sono abbastanza fragili, quindi chiaramente possono sfrangiarsi molto molto facilmente. Adesso utilizzeremo il trapano e avviteremo praticamente una coppia di viti, le più esterne per l'angolare, proprio a fissarlo alla pedana stessa. Allora, in questo momento usiamo le guide come parte, diciamo, inferiore. Creiamo una specie di panino per le decal, quindi introduciamo le decal qui e sopra le chiudiamo con un'altra di questi quadrati. Domanda, non ci conviene appoggiarci al battiscopa così siamo più precisi? Possiamo anche farlo, sì. Possiamo anche appoggiarci al battiscopa. Francesco, poi mi servirà il tuo aiuto, ovviamente, perché salirai sopra questo panino. Ottimo. Beh, almeno siamo precisi da un lato facendo così. Francesco, metti un piede.
sali su con tutto il tuo peso. Vai. Perfetto. Vediamo. È proprio una cosa millimetrica. Sì, sto perfettamente immobile. Quando vuoi procedi. No, aspetta, sto andando molto molto cauto. Primo toro. Adesso questi sono dei fori molto molto piccoli, li useremo come guida per fare poi degli altri fori. Adesso abbiamo i quattro fori per le decal, dobbiamo soltanto ingrandirli, abbiamo fatto dei fori guida, prendiamo una punta più grande e ripetiamo la stessa operazione. Perfetta. Perfetta. Proviamo a vedere se usando una vite non è troppo piccolo il foro. È sufficiente, è sufficiente, perfetto. Quindi ora che dobbiamo fare, Giulia? Allora, in questo momento praticamente ci manca il metallo. Dobbiamo disegnare sulla lamiera di metallo quella che è la traccia che poi il fabbro realizzerà. Quindi richiederemo di fare un quadrato o una croce, dipenderà un po' da come ci troviamo, perché tanto abbiamo molto materiale, anche più abbondante di quello che ci serviva. Poi chiederemo di fare praticamente dei fori su questi quadrati che faremo realizzare dal fabbro. Tracciamo tutto sempre con l'aiuto delle solite guide e cerchiamo di realizzare. Andiamo avanti. Abbiamo deciso tutto. Faremo una croce al centro di questa struttura. Questa immaginiamo che sia proprio la pedana finta. Prima volevamo fare tutto quel quadrato grande, adesso siamo arrivati a praticamente una concezione finale meravigliosa. Creeremo una croce, ma saremo furbi perché la creeremo un po' più stretta del dovuto e in questo modo praticamente avremo la possibilità di far tagliare con un grande gioco il metallo senza avere problemi per il fabbro. Dimensioni eccetera, eccetera. Precise. Gli daremo un minimo gioco e fondamentalmente Francesco metti un bel piede qua che segno i punti. È sempre il mio piede. È sempre il tuo piede. Aspetta, anzi, Fra, alza un po'. Ecco, vai mo. E adesso? Aspetta. Perfetto. Allora, adesso Giulio sta procedendo a fare i segni che serviranno al fabbro per ritagliare la pedana. Possiamo vedere che nell'angolo, potete vedere in ogni angolo, ci sono dei quadratoni. Quelli saranno i sensori delle frecce, quelli che andranno appunto sotto le decal per fare contatto. Al centro sta venendo tagliata, come potete vedere, la famosissima croce che andrà a fare massa con le frecce, giusto Giulio? Esattamente. Esattamente, il piano di massa per le frecce. Quindi ragazzi, concludiamo qui questo episodio con il disegno sul metallo del buon Giulio e adesso andremo a portare il metallo disegnato al fabbro e domani lo andremo a ritirare, per noi sarà domani, per voi sarà il prossimo episodio e vediamo come andrà a finire. Ho dimenticato di salutarvi, ciao a tutti da Fro. Ciao a tutti. Anzi, da Fraus. E ciao da Giulio che sta sudando, guardate. Sudatissimo, ragazzi, sudatissimo. Sudato. Nel prossimo episodio di Build Your Pen.